Cari pazienti, è ormai quasi un mese che l'Italia è completamente paralizzata per via dei decreti da una parte e dei morti da quell'altra. Gli ospedali ormai non ce la fanno più. Nel video precedente vi avevo parlato di quanto sia fondamentale che funzioni correttamente la nostra immunità innata, aspecifica, quella che ci protegge a prescindere dal microrganismo che ci sta attaccando in quel momento, e di come sia utopico pensare a un vaccino che, anche qualora venisse in un futuro molto lontano, non riuscirà mai a difenderci in maniera adeguata. Integrare la vitamina D vuol dire far produrre alle cellule del nostro sistema immunitario, ma soprattutto alle cellule dell'epitelio respiratorio e dell'epitelio intestinale, proteine che si chiamano catelicidine e beta defensine. Queste sono in grado di impedire che i virus si attacchino alle mucose e penetrino nelle cellule, così come sono in grado di favorirne l'eliminazione, attivando poi l'attività e il funzionamento delle cellule del sistema immunitario, sempre con funzionamento aspecifico, quindi di tutte le cellule che non hanno bisogno di venire a contatto con un microrganismo per poterlo distruggere. Lo distruggono a prescindere appena si innescano i segnali di ostilità. L'Università di Torino ha battuto un comunicato stampa in merito a uno studio preliminare, ma molto importante, che loro stanno facendo sui pazienti ricoverati in ospedale per polmonite da coronavirus, dove pare che ci sia una prevalenza di dosi bassissime, di dosaggi bassissimi di vitamina D, molto anomala. Questo comunicato ha già fatto il giro del mondo intero, quindi ancora una volta torno a voi per sollecitarvi: non trascurate i consigli che vi ho dato nel video precedente. Integratevi, integrate soprattutto le vitamine del gruppo liposolubile. Fate vostri quei consigli perché in questo momento è fondamentale evitare che l'infezione, qualora noi veniamo a contatto con il virus, diventi un problema serio e sfoci in una polmonite tale da richiedere l'ospedalizzazione. Noi siamo aperti, non ci siamo fermati. Siamo aperti per le emergenze odontoiatriche, ma siamo disponibili per dare qualsiasi tipo di consiglio e di appoggio anche dal punto di vista medico. Quindi non esitate a contattarci, sia telefonicamente, abbiamo un call center, che per mail. Faremo tutto il possibile per aiutare i nostri pazienti e anche quelli che, non essendo nostri pazienti, hanno bisogno di un aiuto da un punto di vista medico. In questo momento di confusione totale, di caos assoluto nel paese, noi vogliamo dire che ci siamo. Siamo sempre accanto a voi. Abbiate fede, passerà, tutto questo passerà.